Rete 4 continua ad essere una rete generalista, quindi che offre tutti i generi, dal cinema all'intrattenimento fino all'informazione. Però siamo pronti a una nuova grande sfida, che è quella di rendere Rete 4 una rete che vive soprattutto di attualità, di approfondimento e di informazione, appunto. È una grande sfida perché oggi l'editoria in Italia è sotto pressione, c'è tanta concorrenza, e quindi che un editore parta con un progetto così ambizioso è una cosa che denota coraggio, ma siamo fiduciosi che il pubblico apprezzerà questa nuova offerta. Noi siamo prima di tutto editori, e da editori dobbiamo garantire la veridicità delle notizie che diamo, cosa che oggi ha ancora più valore visto tutto quello che passa incontro sul web, sulla rete, e dobbiamo garantire un certo livello di, mi viene il termine, buon gusto e di toni pacati, ma nel senso di non turbare il pubblico. La nuova Rete 4 sarà polifonica, mi auguro sarà equilibrata. Nel cambiamento non c'è mai stata nessuna motivazione politica, le motivazioni sono editoriali. Il copyright, come qualunque proprietà ancora più di valore in quanto intellettuale, deve essere difeso per autori, per editori, per tutti i professionisti di questo mondo. Attenzione, perché tutte le polemiche secondo me confondono la difesa del diritto d'autore, che è sacrosanta, con la libertà di espressione. Sono due cose completamente diverse. I cambiamenti che oggi sono stati votati non tolgono in nessuna maniera la libertà di espressione, in particolare sul web. Quindi sono contento, e mi sembra finalmente una cosa che va nel senso della civiltà. Oggi fare l'editore è un mestiere difficile nel mondo, le nuove tecnologie hanno portato una rivoluzione che veramente ha cambiato totalmente l'editoria, togliendo molto spesso le certezze e le regole, a partire dagli investimenti che un editore deve fare. Poi in Italia è un mercato ancora più in difficoltà, iperconcorrenziale, tutto bisogna fare fuorché mettere in difficoltà gli editori, e non parlo di Mediaset, parlo di tutti, a partire dai piccoli editori di carta stampata, di radio e quant'altro.